ieri. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Venuto il momento, ho accettato. Dalla sua prima apparizione al balcone della Basilica Vaticana, la sera del 26 agosto del 1978, Albino Luciani affascina tutti. Con lui inizia un modo nuovo di essere Papa. In meno di 24 ore il conclave ha scoperto la figura del Patriarca di Venezia e ha dato alla Chiesa un Papa subito accolto come dono del cielo. E nel suo breve pontificato, Papa Luciani, che succede a Papa Paolo VI, aprirà l'animo di tutti alla speranza. L'indomani, all'ora dell'Angelus, il Papa racconta in una conversazione di stampo familiare la novità della sua elezione. Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco. Cioè, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni. Lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di Piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto: mi chiamerò Giovanni Paolo. La
La biografia di Papa Luciani è scarna e priva di risonanze. Soltanto le tappe che segnano il suo avanzare nel servizio della Chiesa hanno un rilievo preciso. Nasce a Canale d'Agordo il 17 ottobre 1912 da una famiglia di lavoratori poveri ma pieni di dignità. Il paese è collocato in montagna, nel Bellunese, ai piedi delle Dolomiti. La vita della piccola comunità è dura e severa a causa delle magre risorse che offre la natura. L'emigrazione è una amara necessità e anche il padre di Albino Luciani deve recarsi all'estero a fare il muratore stagionale. Ai bellunesi che gli rendono visita nei primi giorni del suo pontificato dirà: è stato ricordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia famiglia era povera. Io posso confermare che durante l'anno dell'invasione ho patito veramente la fame, e anche dopo almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame. Alla madre Bortola, religiosissima, resta il compito di governare la famiglia. Albino entra ragazzo nel seminario di Feltre. Poi a Belluno, al seminario gregoriano, si prepara al sacerdozio che gli viene conferito nel 1935. Dopo l'ordinazione, Don Albino viene mandato a Roma per laurearsi in teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Ritornato nella sua terra, è chiamato ad esercitare il ministero come coadiutore del parroco di Agordo. Successivamente lo troviamo nel seminario di Belluno, professore di teologia, scrittore, pubblicista. Nel dicembre del 1958 Papa Giovanni lo consacra vescovo di Vittorio Veneto, dove svolge per 11 anni una intensa attività pastorale, tutta tesa ad attuare lo spirito del Concilio Vaticano II, cui ha partecipato. Nel 1969 Papa Paolo VI lo chiama a succedere al Patriarca di Venezia. Nel 73 lo crea cardinale. Così la provvidenza prepara Albino Luciani a diventare papa. I cardinali lo eleggono con tanta rapidità perché è il più indicato a fare il parroco del mondo. Il nuovo papa confida loro: spero che i miei confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce con la loro collaborazione. Io sento tanto il bisogno. Io in un certo senso sono dolente di non poter ritornare alla vita dell'apostolato spicciolo che mi piaceva tanto. Ho avuto sempre diocesi piccole, Vittorio Veneto, diocesi piccola, la stessa Venezia, grande per storia, è piccola, 430.000 abitanti, quindi il mio lavoro era ragazzi, operai, malati, visite pastorali. Non potrò più fare questo lavoro, ma voi potete farlo. Nel tardo pomeriggio del 3 settembre il Santo Padre fa il suo ingresso sul vasto anfiteatro della piazza di San Pietro, gremita fino all'impossibile, per il rito d'inizio del suo servizio apostolico. Così il nuovo Papa vuole sia più modestamente chiamata la fastosa incoronazione di altri tempi, quando al Papa, portato sulla sedia gestatoria, veniva posta sul capo la tiara. Ora i cardinali diaconi gli pongono sulle spalle il pallio, segno della sua autorità spirituale che è servizio, come ama dire il Papa.
Nella omelia, parlando del mistero della Chiesa e del suo servizio pontificale, assicura la sua disponibilità a servire tutti secondo lo spirito del Signore. Circondati dal vostro amore e sostenuti dalla vostra preghiera, iniziamo il nostro servizio apostolico invocando come splendida stella del nostro cammino la Madre di Dio, Maria. Salus populi romani. Mater Ecclesiae, che la liturgia venera in modo particolare in questo mese di settembre, la Vergine che ha guidato con delicata tenerezza la nostra vita di fanciullo, di seminarista, di sacerdote e di vescovo, continui ad illuminare e a dirigere i nostri passi, perché fatti voce di Pietro, con gli occhi e la mente fissi al suo figlio Gesù, proclamiamo nel mondo con gioiosa fermezza la nostra professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. L'impronta eminentemente catechistica non mette quasi conto di essere evidenziata, tanto è connaturale all'azione pastorale di Papa Luciani, e nelle udienze generali. Questo è l'elemento assolutamente tipico di Giovanni Paolo I. Di lui si può dire ciò che egli ha scritto di Pio X. Talmente aveva il catechismo nel sangue da non rinunciare a insegnarlo neppure da Papa. Papa Luciani applica infatti linguaggio e metodo catechistici alle sue allocuzioni. Parlerà dell'umiltà, della fede, della speranza e della carità, ora con esempi ricavati dalla sua esperienza, ora facendosi aiutare da un chierichetto o da uno scolaro, ma ribadendo intanto verità teologiche fondamentali. Durante un'udienza, Papa Luciani vuole accanto a sé un fanciullo, dando vita a un dialogo simpaticissimo, nel quale coinvolge anche il pubblico. Quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande e la mamma diventa vecchia e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata. Allora chi è che porterà alla mamma un po' di latte, la medicina, che farà una visita? Chi è? Io e mio fratello. Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace. Hai capito? Il Papa, che aveva disdegnato per questi incontri la sedia gestatoria, lasciando scherzosamente capire di non volersi esporre al mal di mare, viene convinto a salirvi, sia pure a malincuore, per esigenze pratiche, nella seconda udienza generale. Tema: la fede. Papa Luciani declama una nota poesia di Trilussa, cercando di coniugare il romanesco con la sua cadenza veneta. Quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada nulla sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto te darò una voce, fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima
dove c'è una croce. Io risposi, sarà? Ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò, cammina, era la fede. Che cos'è mai questa vita eterna? Questo è speranza cristiana. In un'altra udienza parla della speranza e ha affermazioni rigorose in campo sociale. Sono davvero persuaso che non si farà mai abbastanza dalla gerarchia, dal magistero, per insistere, per raccomandare i grandi problemi della libertà, della giustizia, della pace, dello sviluppo. E i laici mai abbastanza si impegneranno a risolvere questi problemi. I suoi dialoghi con la folla si intensificano. Nell'ora dell'Angelus domenicale, ai giovani, parlando della scuola, dice: anche il Papa è stato alunno di queste scuole, ginnasio, liceo, università. Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... se me l'avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. Adesso invece sono vecchio, non c'è tempo. Ma voi, cari giovani che studiate, voi siete veramente giovani ancora. Voi ce l'avete il tempo, ce l'avete la gioventù, la salute, la memoria, l'ingegno. Cercate di sfruttare tutte queste cose. La prima e unica uscita del nuovo pontefice dal Vaticano avviene per la presa di possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale del Vescovo di Roma. Sosta dinanzi al Campidoglio, dove riceve l'omaggio ufficiale della città. Quindi Giovanni Paolo I si avvia al Laterano, dove si è data convegno Roma Cattolica e molta altra gente che non ha voluto perdere questo primo incontro con il Papa. Presiedendo la concelebrazione eucaristica, il Papa prende possesso della cattedra collocata nell'abside della Basilica. All'omelia, richiamandosi alle parole del cardinale Giuseppe Sarto nel suo ingresso a Venezia, così conclude. San Pio X, entrando patriarca a Venezia, in San Marco aveva esclamato: cosa sarebbe di me, veneziani, se io non vi amassi? Ai romani io dico qualcosa di simile. Posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono. Queste confidenze fanno parte di quell'esemplare carico di umanità e di spiritualità che segna il breve pontificato di Papa Luciani. Thank you.
Ad appena 33 giorni dalla sua elezione, il 29 settembre, quando Roma si sta svegliando, improvvisa e sconvolgente giunge la notizia della morte del Papa. Se n'è andato nella notte, in silenzio, nella pace del Signore. E inizia un ininterrotto pellegrinaggio di fedeli e di popolo che rendono omaggio al pontefice defunto, documentando come Papa Luciani fosse amato in proporzione di gran lunga superiore al tempo del suo breve pontificato. È stato davvero troppo breve, breve come un sorriso, si è detto, il pontificato di Papa Luciani. Ma è stato un sorriso che ha conquistato il mondo e che rimarrà per la Chiesa e per l'umanità come segno dei tempi nuovi, pieni di speranza. Quel sorriso valeva un'enciclica, fu l'enciclica di Papa Luciani.